Un attimo solo, raga. La chat però non funziona mai. Come cavolo, questa chat qua non c'è? Aspettate raga, perché c'è dal telefono, io essendo che sto streamando su tutte e due le piattaforme, mi devo trovare. Allora, sul Viola è facile, subito vi trovo, perché là c'è la chat, ma qua non lo so. Cavolo Stefa. Ok ragazzi, allora adesso ciao Fabio Piccolo, ciao Pazzo, quando ci vogliamo vedere un po'? Non lo so Fabio. Ok raga, io riesco a vedervi tutte e due, cioè ma mi sentite? L'audio c'è? Sì, si sente un po' male ragazzi, è normale perché sto registrando tutte e due le piattaforme, l'ho detto. Ok, allora, facciamoci una partita perché giusto per. Un 2v2, sti pazzi l'hanno perso da solo. No, mangia già ma non mangi più da poco. Ah, ma quando?
Mannaggia, quando. Sì, chiamane i convinti, diciamo. Grazie, condividete sta live.
Ah, fanculo, ma stupirlo, Norman Derrick! Oh, Fra, ma che fai l'urma? Madonna mia! No, ma io non so manco là! Ma che cosa ne sa per fa? No, ma quando? Lezione! No, ma ho toccato o no? Mi incazza. Fanculo, esci là. Osce, però tu hai miez, ma non può cazzo così. Ciao, bella. No, sono solo io per mo. Ah, già che te morto. Ma fanculo, io sono stato maccaruno, io. Due loro mica.
Aspettate. Metti in testa un 7 rocket, così chi viene trasca e parlo con me. Ok. Ush. Re, è tutto così sei qua. Ciao Pedro. Ok, Pedro, ok. Si sono fatti pure autogol, sti scemi. Ma il mio amico di squadra? No, mannaggia, a me che mi sono ribaltato un po' pirlo. Oh, ma che cazzo fa molti da porto, sti scemi. Ma giù, a palla, la lontananza, ma mi stai un bello cazzo, eh. Ma visto non è che gioca per loro. Guarda, è proprio scemo! Stai proprio scemo! Ah, botta la linea, sei assoluto, eh? Ah, piglio un culo, va! La porta sta là, oi c'è? Mannaggia Gesù Cristo, la porta! Guarda, che lo scemo, come se lo farà? Ma l'aula! Ma non va, non va, non va. Spodazza tutto quanto. Sì che poi fra. Oggi spodazza. Oggi scurrumare i sangue.
a Milano stanno in aiuto. Vieni su Discord, c'è il video intro dove sta scritto il coso per entrare, fra. Cioè io faccio 32 di pig con due live aperte, raga. 32 di pig, 31 di pig, raga, e c'ho il viola e il rosso contemporaneamente aperte in questo istante. Va bene, quando arrivi, frate, tanto vieni coppa al Discord, però, vai in coppa al video intro e là il fatto del link di Discord, vieni da là e vieni nella stanzetta Rocket, così almeno scambiamo amicizie e tutto il resto, Se non tieni Discord, scaricati, vai, io, frate, ma parlo fra droga. No, annaggia, toccato. Che toccato. Rimbalza. No, che cazzo muto esce? Cazzo muto. Ma ah, boh. La palla mia si è rubato con questo stronzo. Ah già, Marona si è girato proprio. Ah boh. Che tiri, padane, ne che va con Stuart, non bi. Come tu mi hai rubato da rubietti? No, ma ieri, ma che cazzo fai? No! Fanculo! No, guarda sto scemo, che cazzo fa? Ma capite che la palla della sinistra porta blu e non in quella gialla? Non tengo nitro! Mannaggia, guarda che cazzo! Piglia le faccia! Vai! Thank you.
No. Ma che cazzo muto, non ti capo! Ma già tutto andavo a chiacchierare, mamma, tutto andavo! Ciao coniglietto! Bella! Bella fra? Bella, bello! Mi sta muovendo spizzando! Ma due anni, due. Pazzo. Oh, Fra, mi senti? Sì. Sei Pietro? Oh, frate, non c'è vinto nada, 5-2. Ma proprio una squadra di scarsoni, Fra. Ma io non è che sono tanto bravo, hai capito? Cioè, sti cazzi. Aspetta, No, Fra. no, quello. Aspetta, Fra, che devo sbloccare un attimino qua, che ho sbloccato un altro livello. Poi vengo in menu principale. Sì. Ok, sopra il menu principale, quello ha messo pronto, e mette pronto, vado al menu principale. Allora, frate, io mi chiamo Pazzo Simpatico 92PS in grande su Steam, su Epic Gaming, così almeno mi aggiungi e facciamo il gruppetto da due. Vai con calma, vai tranquillo. Oggi secondo me vinciamo tutto. Dimmi. Allora, P grande, azzo Sì. simpatico, allora pazzo simpatico, però solo la P e la S sono in grande, poi 92 attaccato, senza spazi, senza trattini, tutto attaccato. Ok, qua abbiamo riscosso altri premi. Forse mi è arrivata una richiesta. Vediamo. Dottor Panda? Ok, accettato, Fra. Te faccio il gruppetto, ok, tac tac, e ti nomino pure leader. Ma che mi hai mandato tu a me? Me l'hai mandato. Aspetta, bro, che accetto il tuo, aspetta. Ok. Ok. E
Ecco, panda, che bella macchinina che c'hai, oh. Ah, pure io ce l'ho questa, però il problema è che mi trovo di più con sta cazzo di cippone perché è abbastanza doppio, quindi spezza tutto. È pure più leggero del camion. Vabbè, fa, c'è tutto tuo il potere, quindi devo sbloccare altre sfide. Mannaggia, Pippo, mannaggia. Siamo pronti per io rompere culino a questi cronuti? Cronuti, no, cronuti, Sì, crono. comunque mi manchi su Furgas. Ma io me ne sono tolto, cioè io sto giocando sul server dove io sono admin, compo, ma che Ho cazzo me frega? visto. Cioè, admin, mo, sono. Ciao, pisello! No, per quanto non gli ho dato il gol! Oddio! Vieni qua, vieni! Metti in mezzo? No, bastardo! Bella fra, ma tu sei vola, fra! Poco, ma. Ok, questa è gol, una pezza di merda, minchione! Prendo, vai, vai, vai! Ok, cazzo, stavo lì in contrario. Mica me ne ero accorto. L'altra volta. Queste sono una porco due. Vai, 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 retromancia. Oh, non fa un culo? Te lo ficco dentro se ti becco. Oh, non fa un culo, pezzo di merda. Ti spocco la testa adesso. E ci fa gas. Ma su full gas tu che Tranquillo. stai a fa? Ah no, sono sovrintendente da ieri. No, un altro giorno. Solo che non so perché, ma mi hanno, come si dice, dopo 2 mesi, alleluia, ce l'ho fatta. Che ti hanno fatto? Ti hanno bannato? Che ti hanno fatto? No, dopo 2 mesi che ero in polizia come locale, mi Regol. hanno promosso, alleluia. Era ora. Dopo Ah 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 ah. 2 giorni diventano non so che cosa. Ti ricordi quando stavo io? Dopo 4 giorni ero diventato commissario là. E questo ma anche è stato bello, eh. Oddio, sa, mi sto imbrogliando io la palla qua. Dopo 2 mesi. Dove cazzo sta la palla? Oddio santo, eccola! Alleluia! No, porca culo, ho sbagliato il tiro. No, ma io ti dico la verità, sto tranquillo dove sto. Annaggia per quando l'ho presa, mannaggia le Come fai a essere admin? cicorie! Perché super admin, no admin. Ah, pure. Ma come mai? Ed è perché mi trovo bene là. Ma perché ti hanno promosso loro? Sì. No, Tu come vabbè. sei entrato? Allora, io sono entrato in un server. Ho chiesto. Io ho detto il fatto che streamo. E tra virgolette era un server che un amico mio stretto ci giocava dentro. Poi vabbè, si è litigato con il founder, si è fatto caccia cazzi suoi, questi sono altri discorsi. E ho parlato con l'admin, essendo che sono amico proprio col founder del server, cioè ci scambiamo progetti, parliamo del più del meno, siamo amici pure su WhatsApp. E essendo che ero sempre presente nel server, mi ha detto guarda, io ti promuovo e ti metto, capisci? Cioè, mi ha fatto quello che sto Posso adesso. fare una domanda? Manda admin. Cioè, cos'è che fai la maggior parte delle volte? Sto in un clip, aiuto le persone, cerco di dare una mano al server. Quando non sono in live, quando sono in live, giustamente, in no clip, non me posso mettere. Ma quella menghiotta di tua mamma non riesco io perché non so volare, capito? Mannaggia, sennò qua. Presidente Questori, Gabri, lo Sì, conosci per Gabriele caso? Francesco? Sì? Come No, Francesco non c'è più. Francesco era Gabriele, là, come cavolo si chiama? Gabriele Garibaldi. Wow, frate, ma come cazzo? No, ma io l'ho presa la palla, ma che cazzo sta di sto gioco? Ma se fosse imbrogliato? Cioè, fra. Io l'ho presa, guarda! L'ho toccata! Vabbè, e questo da Gabri? Noah, sai chi è? Quello Noah non solito. era il ragazzo, quello là che ha fatto la donazione al server, se non sbaglio era. Quello pelato. Antonio là. Quella con la Scusa! voce. Vabbè, che ha fatto quello? E quello non c'è più. Sono arrivati altri 3-4 questori. Aia. Quello dell'ACI, quello. Occhio Fran, bella Fran. Come si chiama? Quello che appena ti vede ti urlava contro, quelle cose lì, non so se quello con la voce. Non mi ricordo, bro.
Vabbè. Di ieri sera sono andati. Bella. Sono partiti da. Dall'aeroporto. E sono andati in un altro server. Tutti quanti? Per. Tutti e quattro in questo letto, perché ce n'era un altro e uno è rimasto lì, che era nuovo. E. Ah, vabbè, cool. Sono andati in un altro server per aiutare la. Altra. Come si chiama l'altra. No, che cazzo ho fatto? L'altra centrale, un'altra questura. E poi quando avranno si risolto con quella là, prendai una mano, tornano. Ah, boh. Sì, non lo so neanche io. Io sinceramente parlando, dopo tutte quelle robacce che successe, mi sono tolto da mezzo e non ne volevo più sapere. No, infatti per questo, pensa che io avevo disinstallato pure GTA dal PC perché mi ero rotto il cazzo. Perché cos'era successo? E non ti ricordi? Quel casino che è successo alla villa. Il ranch? Ah! Il gol? Sì. Mariuolo, ti sei rubato il gol mio! Ladrone! Vada là! Era tutto mio! Il ranch, Casablanca, il ranch. Quello doveva essere nostro, cioè mio, di Pablo, di Ciccio. E quello fra. No! No! Cazzo ho fatto a non prenderla. No! No! Che una sera stavamo così a cazzeggiare più che altro. No, ci per quanto. Che sta succedendo adesso? Tanto rimane qua, sono. Questi cazzi, se. Oh, ma che cavolo! Poi glielo scrivo. Hai rotto il C. E che cazzo? Dimmi fra. C'era. Adesso ce ne sono tre fratelli di Corrado. Non so se li conoscevi già. Vabbè, comunque. Che uno è un medico, uno è un meccanico e fanno mafia, cose del genere. Secondo te il meccanico è il medico può fare mafia? Dai. Cioè tipo il medico aveva minacciato di morte perché non lo promuoveva, cioè non gli dava la promozione. Il capo dei medici. No, vabbè. Infatti il capo dei medici l'ha licenziato, dovrebbe licenziarlo oggi. Perché ieri non so, pianavamo si era in città. Ma riesco a prendere una palla, che lo sa? Vabbè, volessi pure l'ultimo gol. Mi dispiace, a me no. Tranquillo, dai. A me no, c'è Gitt. Scemo, si può scrivere. Guarda che GG, scemo. Aspetta però, faccio pronto. Tanto sono punti che prendiamo, sti cazzi. Oh, quello ha fatto GG, scem. Ma comunque Pietro, io te l'ho detto, cioè, io sono uscito perché. Ma ti spiego. Allora, successo una sera. Anche aspetta, quello del ranch, il capo del ranch. È andato via. Se, dopo che ha donato! È andato via 2 giorni fa. Ma la ragazza c'è ancora? Chi è. Come si chiama la. Oddio, per consenso ci mandano un doppio. Sì, c'è ancora lei. C'è anche Roxy, non so se lo conosci. Il romano? Ma la fa? Sì. No, non la conosco questa chi è. Ma sì, è arrivata dopo che tu sei andato. Vabbè, comunque, allora, mo ti spiego un po', poi dopo io non parlo mai di nessuno, fra, sei chiaro, Allora, quando sono entrato su Full Gas, dopo un tot, perché allora io non giocavo più in RP da parecchio, ok? Quindi tante cose l'avevano cambiate, non era più l'RP che conoscevo io, quindi già ambientarmi di nuovo era un po' tragica come cosa, però fortunatamente avevo trovato Full Gas che all'inizio mi piaceva come era fatto, ma anche perché era sistemato, cioè
Anche perché potevo fare varie cose, cioè le live andavano bene, avevo il sistema di computer, che prima le live non le potevo fare perché avevo il computer che non andava bene. Ho detto vabbè, ma ne approfitto, sponsorizzo qualche pagina, qualche cosa e porto su server, ok? Fino a qua tutto a posto, ma fanculo, ho sbagliato la buca della porta. Fino a qua tutto a posto. Mi dicono che potevo stare tranquillo, vaffanculo doppio, ci sono volato sopra e comunque prendo, mi porto a Ciccio, perché anche Ciccio era un appassionato di sto coso, dei server, eccetera. Sì, qua. E lo faccio venire, che cosa pirla? Questo qua. Ah, il ragazzo. Questo qua con la fenne che è andato davanti alla porta, ha sbagliato. No, quando mi hai tolto il gol, pezzo di merda, maialatto. Però della mannaggia a me che non freno mai quando devo frenare. Però della portata lunga, convinco a Ciccio, dopo un po' conosciamo pure a Pablo, non so se te lo ricordi. Sì, non bene, ma sì. Era Sì, quell'altro credo che che non lavorava c'è con più. me, ma pure lui non c'è più. Ho No, non c'è più. sbagliato, mannaggia, porco due. Cioè c'eri quando c'era Wick, No, però. lui se n'è andato insieme a me. Io e lui ce ne siamo andati lo stesso giorno. Ok, allora Wick non lo conosci. Comunque, ce ne siamo andati, il semplice motivo era questo, perché inizialmente io volevo fare la roba mafiosa, roba criminale. E infatti, se ti ricordi, avevo parlato con Veleno, che io volevo essere fatto da zero, Sì, che è perché un'altra persona. tra virgolette volevo togliermi la polizia dalle scatole e fare la vita più o meno libera, un po' il malvivente, queste cose qua. Sì. Mannaggia quel porco di tuo zio in carriola. E comunque, finale dei conti. No, gliel'ho alzata, porco due. Volo tampone, aspetta. Hanno sbagliato la porta. No, pure io che cazzo ho fatto. Comunque, prende. Veleno mi dice: no, stai attento altri 2 o 3 giorni. Poi dopo. Ti stai altri 2 o 3 giorni, poi dopo è una porca. Oh, mi hai rotto il cazzo, esco dalla partita tra poco se mi incazzo con questi. Sono troppo pesanti, rompono un po' il cavolo. E prende, io gli dico, ok, va bene. Che succede? Che la sera, dopo, o il giorno prima, o il giorno dopo, non mi ricordo. Che succede? Che io la sera, tu sapevi che io stavo H24 sul server, non sono mai stato un giorno senza venire a giocare, anche il giorno di domenica venivo. Sì, infatti E venivo anche la notte, venivo sempre stavo le live che H24. iniziavi. Vabbè, comunque, per non te la porta alla lunga, che succede? Succede che stavo io, Ciccio, Pablo e l'armaiolo, non so se te lo ricordi, oddio, non mi ricordo come si chiamava, però l'armaiolo, due Anche se ragazzi, ne è uno nuovo. lo so, quello pure l'armaiolo se ne è venuto con noi poi. Sì. Non so, Ma non mi ricordo, ma è che cambiato. cazzo? Ma che vabbè, comunque stavamo lì a discutere del più e del meno di cosa dovevamo fare nella città. Se continuare a fare i babbi, a pressare la polizia e a pressare l'armaioli, oh scusa Fra, oppure Tranquillo. ce ne dovevamo andare. Succede che in quel momento arriva un tweet di uno che si era comprato il range. Se in quel momento schizza la nervatura, perché il range Perché doveva non lo essere siete voi. nostro. Perché il range noi appunto, io mi. Siete E Pablo, l'armaiolo e Ciccio. Perché? Ciccio. Perché tra virgolette io mi volevo fare appunto togliere la polizia per prendermi quel range. Tutto fatto normalmente, senza mettere cacca su cacca, capisci? Cioè. Quindi Sì. io che ho fatto? Mi volevo far bannare, come cazzo si dice, perma bannare con sto cazzo, il. Vabbè. Sì. Per il modo da lasciarci sto cazzo di range ai ragazzi, che. Tra virgolette Ciccio non era più in polizia, quindi se lo prendeva lui il range. Mannaggia porco diavolo. E comunque che succede? Che questo fa la donazione magicamente, guarda un po' e si prende. Ma come cazzo ho fatto sto gol? Scusa, se stavo Non lo dall'altra so. parte del campo. L'ha Ah, ha toccato toccato lui, quel vabbè. cretino. Comunque, per andare a portare la lunga, vediamo sto tweet che appunto era stato venduto sto range. Che facciamo? Impazzisco, stacco la diretta perché mi ero incazzato, Fra. Vado con i ragazzi sulla villa e attendiamo un attentato a quel ragazzo del range. Ora va, sì.
Sì, per forza. E chi c'era sul ranch? Lui. Stava lui. La polizia. Stava Magda. Stava, sì, come si chiama, il ragazzo del che all'epoca faceva il meccanico, quello là pelato. Penso di aver capito chi era. Sì, sì, che adesso è venuto, è un questore che da noi, sì, sì, ho capito, che adesso è un questore. Comunque stavamo noi, grande parata, che epica. Sì. Ok, e stava lui, che tra virgolette lui, essendo che è un admin, lui potrebbe anche mettersi in un clip e sapeva dove cazzo stavamo. Capisci? Sì. E questa cosa mi puzzava. Poi magicamente noi siamo andati là, una porca due, l'ho lisciata di nuovo. Stavamo là e abbiamo fatto questo attentato, diciamo, avevamo nascosto le auto e volevamo appunto fregarli dove dovevamo fregarli. Però noi non sapevamo che c'era pure appunto quello che mo fa il questore, noi non sapevamo un cavolo che c'era anche lui. Ci appoggiamo sul tetto del coso del fienile e due di noi stavano nascosti dietro la casa. Arrivano, stavo io con l'armaiolo che stavamo cercando di scappare perché appunto io là non ci dovevo essere perché ero un poliziotto, anche se stavo fuori servizio ero sempre un poliziotto. E vabbè, mi becca e mi dicono: tu cosa stai facendo qua? Hai lasciato sì, bravo Fra. Cosa stai facendo qua? Io dico, per pararmi il culo e per non mettere nei casini agli altri, gli dico: no, mi sto a fare una corsa e mi trovo fuori città perché appunto la mia macchina non la trovo più e sto a fare una corsa. In pratica gli dico una palla per non farmi prendere, appunto, né? Non so, fa puff il fetentone del appunto chi doveva l'admi e si riprende la scena. Si ricomincia tutta la scena, si ricomincia che io vado a prendermi nel frattempo, che tanto a me me ne avevo fatta andata là, sti cazzi, io potevo ritornare con una maschera e fotterli a tutti quanti. È quello che volevo fare, vado al negozio di maschere, mi vado a prendere una maschera, quella là da marshmallow, torno indietro, mi vado sul tetto, punto a lei, ci prendiamo a lui, lo portiamo in casa, gli facciamo svuotare tutta la cantina, tutte le armi, tutto a terra, lo rapiniamo, lo facciamo fuori e mi sembra che fanno fuori anche a Magda, quindi a finale dei conti avevamo spezzato tutte e due. Ah, aspetta, mi aveva raccontato che un tizio è entrato in casa e aveva fatto una pugnalata a Magda e a lui. Sì, la pugnalata gliel'ha data Ciccio. Ah, ok, allora era lui. Sì. E niente, poi vabbè, Fra, il leader sei tu, Fra. Quando vuoi iniziare inizi. Sì, volevo fare una cosa. Ah vabbè, vai tranquillo, vai tranquillo. Però... bro, vai tranquillo, bro, vai tranquillo. E comunque succede che il giorno dopo Tommy Cobra, non so se te lo ricordi, non so se lo sai chi è. Vabbè, no. Tommy Cobra che fa parte dello staff mi manda un messaggio nel gioco dicendo ID, numero, numeretto eccetera, siete chiamati in assistenza in caffetteria, che dobbiamo parlare. Mi chiamano e iniziano a fare: ma tu sei un poliziotto, tu là che ci facevi? E io là gli ho risposto a tono, gli ho detto: ma scusa, ma tu sei un admi o un personaggio, fammi sentire. E allora: ma in che senso? Nel senso che io stavo là, ma tu non potevi saperlo che io stavo là, visto che comunque ho rispetto per l'RP, cioè io da persona fuori servizio tra virgolette che me ne sto andando alla polizia, tu che cazzo ne vuoi sapere perché io stavo là oppure no? Comunque Ciccio è un mio amico, Pablo è un mio amico, l'armaiolo è amico di Ciccio, cioè se io sto in comitiva con degli amici sul molo e poi veniamo a sapere queste cose, è normale che entri, che andiamo là e rompiamo il culo a tutti, cioè anche tu in vita normale faresti questo. Tu in vita normale però non potresti sapere, se non c'eri, come fai a sapere che io stavo là? Allora tu mi stai spiando e non andiamo d'accordo che un admin gioca. Cioè può giocare ma non deve fare l'admin, d'accordo? Sì, o fai, allora tu l'admin lo puoi pure fare, però puoi giocare e puoi fare anche l'anna, porco duro, come cazzo l'ho tirata all'indietro, ma vaffanculo sta macchina di merda. Cosa? Ho tenuto il CTRL, mi sono girato anziché andare dritto. Vabbè, comunque
succede il casino quella sera e io il giorno, dopo 2 giorni, non so, ci cazzeano, cioè danno una cazziata per senza niente. Grazie per i follower, bello! Ho il follower, grazie per il follower, vabbè, non so come si legge. Vabbè, perché è piccolo, perciò no. Ma che fanno quei due? Si stanno litiga con la porta? Bah! Comunque, queste persone iniziano a litigarsi, iniziano a darmi del... diciamo che non dovevo fare queste cose, iniziano, diciamo, un po' a punzecchiarmi. Ah, perché io non ce l'ho vista più, esco e me ne vado su un altro server. Ma perché ne chiamati altri o fronte a quello? Ho cambiato, allora, quando stavo su Full Gas ne ho cambiati forse 4 o 5. Guarda che gol, fra. No, ma che palo di merda. E ne ho cambiati 4 o 5. Non credo. No, fratello, non occupate, la butto qua, vai. No, l'ho buttata a cazzo. No, no, perfetto. Comunque no. Era. Ma fangulo, no! Ne ha cambiati 4 o 5. 4 o 5. Contemporaneamente che stava a Full Gas, però Vai, frate, è tutta tua, va. No, ma come mia? Posso giocare? Certo che puoi giocare. Vai sul mondo rosso, capiscimi? Anzi, aspetta che ti mandi il link di Discord. Che sto dal viola adesso, aspetta. Slash. Io tra 10 minuti ritorno. Vado su un gas. Va bene, va bene. Sai, no! Hai capito? Sì. Okay. Sì, devi andare là. Allora. Se no mi fanno il culo culo. No! Avevi quello pelato che avevi incontrato lì il meccanico. Sì, ma io con quello per esempio ci ho litigato più di una volta. Vai, fai tutta tua, alza, vada, vai. Io con quello ci sera sì? Un cazzatone perché diceva che dato che era sovrintendente diceva che comandavo. Sì, aspetta, fra. Ma io... non è vero. Allora, fra, io ti voglio dire non una cosa. Vero. Ti voglio dire una cosa. Allora, pure se sei sovrintendente, ok? Tu devi lavorare sempre con la polizia, te trovi? Esatto. E punto, finisci là. Però il bello è che come mi hai raccontato tu il fatto del dottore che faceva altre cose. Tu lo sai che quello è un ban? Perché là non vanno a vedere? Perché quelli gli parano il culo, qualche losco loro. Perché devono fare qualche cazzata loro, fra. A me questa è la cosa che non mi piace di quel server. Dove sto adesso? Ma ti spiego una cosa. Dove adesso sto io? Ci sto io, ci sta il Funder, ci stanno altri due ragazzi che siamo tutti amici, ok, fra? Ma che facciamo noi? Ognuno di noi c'è il lavoro suo. Punto. Io faccio mercato nero, droga, marijuana, armi, tutto quello che mi riguarda il mercato nero. Però nello stesso tempo, io se voglio posso andarmi a fare un giro. Non devo stare presso la polizia a rompermi il cazzo tutta la giornata per silate di marijuana, eccetera. Ok? Sì. Però il poliziotto, scusa frate, l'ho tolta porco due. Mi sa che te l'ho messa pure per me, sa. Eh sì. Che bello. E come ti chiami su Rocket? Vieni su Discord e ne parliamo. Ti devo sentire, dobbiamo sentirci almeno a voce. E comunque che te stava di che succede? Succede che dove stiamo adesso, se tu fai il medico, ok? E l'admin sta in un clip. Quell'admin non è che si mette a giocare, l'admin sta sempre là, ti aiuta. Ti dà tutto l'anima, il cuore, tutto ti dà. Quello che dovrebbero fare gli admin. Fino a qua ci sei. Cosa succede? Succede che un giorno, ma ci sono, non sto parlando perché stai parlando con questo. Con quale questo, fra? Io sto parlando con Pietro, giusto? Con Pietro su... hanno abbandonato. sto parlando con Dottor Panda, che è Pietro. Ok? Se tu vuoi vieni su Discord, io non parlo dal gioco perché non mi piace far casino, poi che faccio anche eco. Quindi se vuoi vieni. E perché non va? Cosa? Va, ma è difficile che vada. Ok, fra... ok, vabbè, allora facciamo una cosa. Tanto mo mi fermo un po' pure io, va. Mi sono stancato. Non è che mi sono stancato di giocare, ragazzi. Vi do tutto il tempo per entrare su Discord e venire. Allora, fra, pensa che una cosa. Allora, il meccanico qua sopra fa il meccanico e può fare altri lavori, ok? Come è giusto che sia.
il concessionario può stare sia in concessionaria e sotto sotto farti passare la droga, ok? Come è giusto che sia. Ma se ci becca un medico in zona dove non deve stare, può stare soltanto per soccorso, ok? Però se il medico viene beccato con della droga addosso, il medico si prende una denuncia, una multa e rischia il ban. Cioè, un server fatto, diciamo, bene. Ok? Ma se tu sei, ti trovi in difficoltà, ok? La differenza è questa: se tu ti trovi in difficoltà su full gas, gli admin ti credono. Non credo. Non credo che ti vengano a dire: guarda, fra, tu ti sei trovato qua perché ci sei venuto, ti incolpano più che altro, ti puntano il dito. E questo l'ho visto io più di una volta. Invece dove sto adesso, ci sono su Discord, vieni nella stanza Rocket. Dove sto adesso, esempio, l'altra volta mi sono trovato in difficoltà perché in pratica mi era spawnato un veicolo davanti che non era mio. Ho chiamato l'admin, l'admin è venuto, ha detto: aspetta, non ti muore pazzo, ti do una mano. Cioè, in primis. Punto 2, è andato a aprire subito il log e ha visto che il veicolo non l'ho spawnato io e sapeva pure chi l'ha spawnato e l'ha bannato. E a me non mi ha fatto un cazzo. Cioè, questo significa che l'admin non è che si fida di me o di te. L'admin va a guardare i log. L'admin guarda movimento per movimento del server. Non va a credere al primo fannullone che ti dice: quello mi ha puntato, quello ha fatto, quello ha detto e quell'altro no. Cioè, l'admin fa il lavoro di admin. Per esempio, Tipo né? noi Dimmi, bro. adesso stiamo facendo gli allenamenti per seguimenti, rapine, sparatorie, e a un certo punto io ho preso, non so, una buca nella zona del concessionario del BMW. Non so, sono andato fuori, mi sono messo contro un, cioè, su un pezzo di muro in mezzo all'acqua, no? Non mi ha incolpato dicendomi non sai guidare, mi ha aiutato, cioè ha preso l'auto e l'ha spostata sulla strada senza dirmi niente, infatti. Però tu lo sai che tu da admin non puoi fare queste cose davanti a un player. Gli devi dire: girati e chiudi gli occhi, cioè o girati e non Infatti non mi ha guardare. detto. Ci sono su Discord. Fra, che non sento? Aspetta che c'è un ragazzo su Discord. E devi entrare nella stanzetta Rocket League, fra. Richiesta di amicizia, accetta. Richiesta di amicizia, chi è qua? Impossibile accettare l'invito. Si è verificato un errore durante l'amicizia. Cazzo è qua? Boh, sti cazzi. Vabbè, dove stiamo Rocket qua? Non lo vedo più. Ok. Vabbè, dai, io magari ci sentiremo magari stasera o domani. Va bene, fra, dai, vai tranquillo, bro. Io aspetto sto ragazzo che arriva. Ciao bello, ciao Ok, Pietro, vai. ci vediamo, ciao bello, fra. Ciao, pazzo. Ragazzi, chi vuole entrare a giocare può entrare tranquillamente, quindi se volete venite. Aspetta, questo era in allenamento. Ok, eccola qua la richiesta di amicizia. Te l'ho accettata, bro, però devi venire nella stanza a parlare, almeno così ci mettiamo d'accordo. Ma quanti gol ho fatto? Aspetta, come cazzo devo vedere? Oh, te fermo, ok. Ah, fanculo, ho sbagliato io il punto. Ah. Ma di sti cosi che cazzo ci sono su Discord? Ma ci sono, non sto parlando perché sta parlando. Ah! Oh, fra, ma tu potevi parlare, bro! Perché ti caccio fuori, oh? Se ti ho fatto entrare vuol dire che è così.
Ti sto aspettando, nel momento che ti sento. Fra, io nel frattempo vado a mangiacchiarmi qualche cosa, così hai tutto il tempo per fare quello che devi fare. No, cavolo, non ho messo il caricatore. Cosa ne pensate delle partite che ho fatto fino adesso e che l'ho persa forse solo una? Fatemi sapere qua sotto con un commento dopo la live. E per quanto riguarda invece quelli che stanno sul viola, lasciatemi un messaggio, lo leggo tra 2 minuti, il tempo che vado a prendermi qualcosa da mangiare e arrivo subito, ragazzi. Thank you.
Eccomi. C'è qualcuno? Ah? Pronto? No. Questo è il tipo la voce, non c'è nessuno. Ragazzi, vabbè.